Toso Calco Versilia, come sapete, qualche volta, ogni tanto, spesso ama anche spostarsi all'interno della provincia di Lucca e non solo, per cercare di vedere le bellezze del luogo certamente, ma anche andare a visitare qual è l'evento del momento. Noi oggi siamo proprio da qua, dal Teatro dei Differenti a Barga, nel cuore di Barga, nel centro storico di questo splendido borgo, di questo splendido castello, che la CGIL SPI ha deciso di ospitare un convegno dedicato ad un argomento molto importante che andremo subito a farci presentare dal sindaco di Barga. Siamo stati molto onorati di ospitare questo convegno, abbiamo accolto subito con favore la proposta dello SPI CGIL Lucca. La Valle del Serchio sarà una delle zone pilota per sperimentare il progetto stesso. Direi che è un progetto importante perché traccia e va nell'ottica di quella che è la linea che è stata seguita dalla Regione Toscana in questi anni di supportare le persone a casa, quindi sia in termini di prevenire eventuali aggravamento di patologie, sia per evitare l'istituzionalizzazione. Quindi credo che sia importante andare avanti in quest'ottica. Valle del Serchio ha sempre risposto subito ai progetti che sono stati portati avanti, che sono stati presentati, che sono stati offerti anche dalla Regione Toscana, importanti investimenti, e quindi questo è un modo per cercare di aiutare chi ha patologie, chi è non autosufficiente al proprio domicilio, quindi all'interno dei propri affetti, all'interno della propria casa. A Rossano Rossi, segretario provinciale di CGIL Lucca, chiediamo qual è la valenza politica di questo progetto, che è un progetto della Regione Toscana, ma fortemente sollecitato da CGIL. Sì, noi riteniamo che questa sia una scelta importante, l'abbiamo chiesta a gran voce, l'abbiamo sollecitata, ci abbiamo lavorato con la Regione, perché tra le cose che ci ha insegnato la pandemia, ci ha insegnato per esempio che il modello di sanità toscana, che per quanto ci riguarda è comunque un'eccellenza, deve rafforzarsi ancora di più sul territorio, e questo progetto va proprio a incidere sulle zone più disagiate del territorio toscano. Non solo, va a incidere su una parte di popolazione, quella dello scompenso cardiaco, più debole, perché questa pandemia, tra le altre cose, in un primo momento ha dato anche dei segnali che non sono piaciuti, quello per cui se sei una persona anziana, sei dislocata malamente, tutto sommato sei una perdita compatibile. Non è assolutamente questo, e noi riteniamo che la Regione Toscana abbia fatto bene a fare questo investimento, noi ci abbiamo lavorato, e questo è un sistema di rafforzare il sistema sanitario toscano, ripeto, che per quanto ci riguarda ci ha soddisfatto anche nell'affrontare una tragedia come quella del Covid. Segretario, questo è un progetto da voi sollecitato, la Regione ha saputo accoglierlo, è un progetto pensato anche prima della pandemia, circa a fine 2019, e quindi lo state portando avanti con successo anche. Sì, questo è un progetto di cui noi abbiamo anche parlato in Regione, è stato fortemente voluto anche da noi, proprio perché interessa soprattutto la popolazione anziana. Popolazione anziana che è quella che più risente di tutte le problematiche che ci sono a livello di salute, cioè problematiche che man mano che passano gli anni aumentano. Questo progetto prevede di monitorizzare queste persone che sono o sole o in situazioni drammatiche per via della malattia, e avere sempre dalla parte loro qualcuno che li tenga sotto controllo. Un progetto che prevede che ci sia una sinergia fra medici di medicina generale, gli specialisti, infermieri, OSS, un po' tutto quel sistema che possa garantire alla pensione anziana una vita, volevo dire un fine vita, ma insomma una vita migliore. Cerchiamo di capire meglio, in maniera più approfondita, questo progetto. Entriamo proprio nel cuore di questo progetto e a chi è rivolto. Questo è un progetto che affronta un problema sentitissimo, soprattutto dopo l'esperienza del Covid, quindi con la necessità di stare distanziati, di accedere poche volte
ai posti di cura fossero gli ospedali oppure gli ambulatori e proprio medico e medicina generale, e il tema è quello del monitoraggio a distanza delle condizioni di salute dei nostri pazienti, in modo particolare dei pazienti portatori di malattie croniche ed in particolare lo scompenso cardiaco congestizio e ultra 75 anni. Questa è la fascia di popolazione a cui si rivolge questo progetto. Questo progetto nasce alla fine del 2019, in qualche modo anticipando anche i tempi e poi le necessità più gravi che ha portato la pandemia, ed è un progetto CGLSP. Sì, questo è un progetto che nasce alla fine nell'autunno del 2019 in ragione di una riflessione che lo SPI ha fatto per affrontare tutti i problemi della fragilità della terza età. Noi siamo una regione per fortuna, perché l'alternativa è sicuramente peggiore, una popolazione che invecchia. Noi ci siamo posti il problema di come garantire attraverso un sistema pubblico, che nella difesa del sistema pubblico, come garantire un invecchiamento migliore attraverso l'appropriatezza dell'intervento sanitario. Per questo abbiamo pensato ad un intervento che in qualche modo si dotasse anche di strumenti tecnologici adeguati per intervenire immediatamente e monitorare dal remoto, monitorare da lontano la salute delle persone anziane. Il progetto si chiama appunto A casa in buona compagnia, proprio perché si ritiene che stare a casa sia sicuramente migliore di andare in un RSA o all'ospedale. In questo caso, voglio dire, si integra con un sistema di rafforzamento di territorio, perché questa pandemia, come abbiamo visto, la risposta alla pandemia è stata migliore in quelle regioni dove abbiamo difeso meglio, esatto, il sistema pubblico e dove abbiamo difeso anche il sistema territoriale. Là dove ci siamo affidati unicamente all'ospedalizzazione, le cose sono andate indubbiamente peggio. La rete dei medici condotti è fondamentale. È fondamentale, perché la rete territoriale è fondamentale. Questa rete territoriale va ulteriormente implementata e rafforzata. Rafforzata nella misura in cui si integra il sistema con un controllo dal remoto, un controllo appropriato. Per cui voglio dire, noi oggi, in questo progetto quando nacque, si pensò a individuare 10 aree interne dove il rapporto fra le persone, le distanze con l'ospedale dava delle maggiori difficoltà, per cui c'era l'esigenza di rafforzare il territorio. Per rafforzare il territorio c'era bisogno di integrare gli interventi fatti da medici di famiglia, dalle case delle salute, da distretti sanitari, attraverso un sistema di controllo, non che affidasse unicamente alla tecnologia, ma che la tecnologia fosse da ancella in questo caso a un sistema di intervento appropriato, ecco, l'appropriatezza dell'intervento e la tempestività. Per cui questo è un progetto che mette in campo infermieri, mette in campo medici, mette in campo la possibilità di poter rispondere a un'esigenza di salute delle persone fragili, in questo caso delle cronicità, in un modo appropriato. Appropriato significa anche risparmio in termini di ricovero ospedalieri, che significa risparmio anche in termini economici, non da reinvestire anche in sanità. E maggiore sicurezza. E da reinvestire in sanità, in che cosa? In personale, perché l'intervento, per essere efficace, deve essere accompagnato dall'intervento umano, certo, dal senso di vicinanza, anche di prossimità, in termini di valore. Quindi questo progetto non è più costoso, l'applicazione di questo solo, progetto, secondo voglio dire, gli studi fatti dai Sant'Anna, dovrebbe produrre addirittura risparmi. Questi risparmi da reinvestire in un lavoro qualificato per affrontare meglio i problemi della terza età. In un'idea, questo è fondamentale, un'idea di difesa pubblica del sistema sanitario, perché se il sistema sanitario risponde a logiche privatistiche, difficilmente, voglio dire, si riesce a rispondere in maniera adeguata ai problemi di salute. Se no si fanno i reparti per quelli super ricchi, come vengono fatti a Milano e San Raffaele, dove a qualcuno gli viene messa a disposizione delle suite di 300 metri. Diciamo che noi abbiamo bisogno di un sistema, di una sanità, che sia una sanità che risponda a tutti, all'universalità, e per rispondere all'università c'è bisogno di un intervento pubblico, di difesa del sistema pubblico, perché se si pensa a una sanità che si privatizza, sicuramente voglio una risposta più inefficace,
è molto, voglio dire, selettiva in termini di censo. Questa è una cosa assolutamente insostenibile, perché risponde a una logica che non è la nostra, e non è neanche la logica con cui è nata questa Repubblica. Si dice che quando muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca. Sì, questo è... E noi abbiamo perso diversi anziani in questo periodo. Sì, questo purtroppo è il dato consuntivo e purtroppo non è ancora finale, che ci lascia la pandemia. Noi abbiamo pagato in termini di vita umana, e una popolazione anziana ha pagato tantissimo. Quindi noi bisogna fare azioni, progetti che cercano di invertire questa tendenza, che rafforzino ancora più l'attenzione del sistema sanitario verso questa parte di popolazione. Questo progetto, la Regione Toscana, che investe le risorse importanti, sollecitato dallo SPCGL, va proprio in questa direzione. Ripeto, noi cercheremo di intervenire in tempi più rapidi attraverso la digitalizzazione per evitare perdite di vite umane e per evitare anche ospedalizzazioni che a volte sono molto negative per le persone anziane. Possiamo dire che la digitalizzazione aiuta anche l'ambiente, perché dovendoci spostare meno, anche semplicemente per quanto riguarda le ricette, no? Fino a qualche poco tempo fa dovevamo andare comunque dal medico, macchina, parcheggio, eccetera. Adesso possiamo utilizzare la digitalizzazione. Questo permette anche minori spostamenti. Sì, è innegabile, c'è anche una ricaduta positiva sul versante ambientale. Chiaramente qui è ancora più concreta, perché ripeto, lo spostamento a volte, se si sta in questo progetto, incide su territori disagiati della Toscana. Okay. Se ti trovi in un paesino di montagna, ti succede qualche cosa, avanti gli arrivi l'intervento, possono essere quei tempi decisivi. Potete intervenire preventivamente, è quello che cerchiamo di fare. Questo aiuta anche dal punto di vista ambientale.